Grazie per l'invito qui oggi, l'Istituto della Mastini siamo stati lieti di accettare e devo dire che questa mattina abbiamo sentito due relazioni già straordinarie. Adesso vi dirò qualcosa dell'Istituto della Mastini prima di cominciare e comunque ringrazio anche i relatori prima perché molte parti anche della mia relazione sono in armonia, la relazione preparata con la dottoressa Belpoggio appunto, in armonia con quello che già avete sentito e magari cercheremo di saltare quelle parti che sono ridondanti per poi fermarci e se ci sono dubbi e domande alla fine siamo lieti di rispondere anche su questo. Noi ci chiamiamo Istituto Ramazzini appunto perché fondatore diciamo della medicina occupazionale ambientale, proprio Bernardino Ramazzini, nato a Carpi, quindi un prodotto locale per noi e devo dire qui ci sentiamo particolarmente a casa perché questa Rocca Bentivoglio, visto che noi siamo fortunatamente alloggiati nel castello di Bentivoglio per fare ricerca, è un po' come fossimo noi una depannasta della Rocca o viceversa, secondo di come ci vediamo, ma ci sentiamo molto a casa qui. Noi siamo una cooperativa sociale con ora oltre 30.000 soci da questo mese e abbiamo l'obiettivo di fare formazione, prevenzione, soprattutto primaria e secondaria, ovvero evitare quelle che sono le esposizioni pericolose alle sostanze in grado di dare malattie non solo il cancro, ma anche tante altre malattie, vedremo dopo che il cancro è una, purtroppo, delle malattie che possono essere create dall'ambiente, e prevenzione secondaria nei nostri ambulatori che sono sia a Ozzano che a Bologna, per fare quelle attività di screening, quelle attività di anamnesi dei pazienti ed eventualmente di terapia dei pazienti che soprattutto quando vengono scoperte le lesioni in una fase precoce della malattia possono essere totalmente eliminabili. Abbiamo un comitato scientifico che ogni anno revisiona il nostro lavoro, composto dal Ministero della Salute americano, Johns Hopkins, Mount Sinai School of Medicine negli Stati Uniti e l'Istituto Superiore di Sanità in Italia. Il nostro fondatore, appunto, era Cesare Maltoni, ne parlavamo un po' questa mattina, che è un pioniere della cancerogenesi ambientale e occupazionale e sicuramente una persona che si è distinta per le sue grandi capacità scientifiche, ma forse ancora di più per le sue grandi capacità e integrità morali, perché se c'è una cosa che Cesare Maltoni ci ha insegnato e speriamo di aver capito bene, di aver portato degnamente avanti il suo messaggio, è proprio quello che bisogna dire la verità e bisogna far prevalere i dati sulle opinioni, sugli interessi che sappiamo essere una delle fonti di pressione maggiore che esiste nel nostro campo.